Tutti vogliono aumentare i posti di lavoro, ma più che dare i numeri, come ha fatto in questo caso Berlusconi, occorre chiedersi che cosa concretamente fare per rilanciare l'economia, quindi rendere possibile per chi non ha un lavoro la possibilità di averlo. Credo che il primo aspetto sia proprio quello di riformare il mercato del lavoro per evitare che ci sia troppa precarietà. Occorre allegare il momento della formazione professionale con le richieste del mondo del lavoro, occorre investire di più sulla ricerca e sulla tecnologia, così si può creare occupazione, altrimenti ci si può limitare a dire 4, 5, 6 milioni di posti di lavoro, ma siamo nell'ambito appunto delle promesse.